Eccoci ragazzi, bentornati su Moto Advisor e in questa puntata parleremo di Kawasaki 4.5. Sono riuscito finalmente a provarla, ringrazio Ale Generali che mi ha dato la possibilità di provare la sua moto e alla fine di questo video andremo a tirare un po' le conclusioni sui 450 di ultima generazione che avremo provato in questi mesi. Mancano ovviamente Suzuki e TM, perché ormai Suzuki è diventata una mosca bianca. TM ce ne sono sempre state poche e avere l'occasione di provarle in pista purtroppo non è semplice. Avevamo fatto il video delle TM l'anno scorso ai Wild Days, però purtroppo mancava il 4.5, quindi insomma purtroppo non ho avuto occasione di provare il 4.5. Idem Suzuki l'avevo usata qualche anno fa, mi sembra di aver provato un 2020, però ovviamente è passato del tempo, non posso tirare conclusioni su una moto che ho provato così tanto tempo fa. Se qualcuno avesse l'occasione di mandarci qualche video, una recensione su queste moto o magari ci troviamo in pista, me la fate provare, insomma, siamo qui per ogni evenienza. Passiamo al Kawasaki 4.5. Moto del 2022, prettamente di serie ad esclusione dello scarico completo e le molle della forcella più dura. Deficit, perché questa moto aveva un paio di deficit. La gomma anteriore che stava perdendo i tacchetti, quindi in certe curve purtroppo non mi sono sbilanciato più di tanto perché era abbastanza pericolosina, e la taratura che usa Ale, che è abbastanza strana, perché se solitamente diciamo che sulle ultime moto di ultima generazione si tende sempre ad avere un sag molto seduto perché le moto sono diventate molto agili, Alessandro qui ha fatto il contrario, quindi utilizzava un sag di 3,5 cm al posto dei 4 canonici. La prima impressione appena entrato in pista è stata appunto quella di avere una moto molto caricata in avanti. Averla provata in una configurazione standard sicuramente mi avrebbe fatto capire meglio la ciclistica, però devo dire che nella prova questo deficit, chiamiamolo così, mi ha dato l'occasione di capire ancora meglio come funziona la ciclistica Kawasaki. Ma detto questo, passiamo col video. Ecco qua il Kawasaki, ecco qua il suo stupendo proprietario. Che bello! Vuoi salutare le tue fan? Ciao ragazzi, preparatevi per me. Yeah, mi ha insegnato lui a andare in moto, è per questo. Ma questo ti fa anche le mappe o fa solo lo spegnimento? Devi cambiare. L'ho visto su quella nuova che c'è. Quello nuovo gli ha messo un blocchettone grosso e faranno. Allora. La Madonna. Thank you.
la sento molto impuntata in avanti. L'ho caricato molto in avanti. Ah, ecco. Ah, cioè, hai dato con la molla o? Cavolo, dovresti tenerlo qua. Io tengo 3 puntate, meno di 3,5. Ma per curvare meglio? Anche perché poi se io essendo alto mi sposto sempre comunque indietro, per cui sono sempre indietro, dopo finisce, dopo l'ho passata anche qua davanti. Infatti la cosa che ho sentito è quella lì che è molto. Sì, in avanti, no? La Fiat c'ha un motore che è bellissimo. Bella, Fiat, bellissimo. Qua è dolce, poi se curvi in terza prende sotto e ti porta. No, cioè non. È bello pieno, cioè non. Ti guarda le grafiche nuove qua. È colpa mia. Allora, è una bella moto, bella. A me non piace tanto quella roba lì e tenerla impuntata in avanti, però anche così si guida bene. È per quello lì che secondo me mi spacchetta anche. Essendo così sì. Dopo ti ho detto un po' per cambio la ruota, no, davanti è un po' pericolosina così, però Fiat di motore è bellissimo, motore per me dei 4,5 che ho usato forse mi viene da dire che è quella più bella. Poi ti dirò la verità, con quella frizione qua che hanno messo su nuova dal 2021 ci ho fatto 31 ore, non ci ho ancora fatto niente. Cambio l'olio ogni 5 per metro, 31 ore l'elettro. Come l'Honda 2009. Sì, io voglio. Allora ragazzi, eccoci qui, tiriamo un po' le conclusioni. Partiamo con la ciclistica, che è la cosa più interessante secondo me di questa moto. Come vi ho detto nell'introduzione, Alessandro usa un sag molto caricato all'anteriore. Questo potrebbe essere un deficit che non ti fa capire effettivamente come va la moto. Invece devo dire ragazzi che nonostante questo deficit, mi ripeto, nonostante questo difetto rispetto a come tengo io solitamente la ciclistica delle moto, mi ha fatto capire che questa è una moto comunque che si distingue molto dalla concorrenza di ultima generazione. Perché nonostante questo sag così caricato all'anteriore, la moto rimane comunque molto ferma a livello di ciclistica. Tirando le somme proprio alla svelta, io penso che sulle moto che ho utilizzato, sui 4,5 che ho utilizzato in precedenza, negli ultimi mesi, se avessi utilizzato un sag a 3,5 cm, molto probabilmente avrei avuto sempre l'anteriore che cercava di sorpassarmi. In sintesi, mi sarei molto probabilmente cappottato. Perché, ripeto, abbiamo detto anche nel video dell'Honda, le moto di ultima generazione, quelle che abbiamo provato, quindi KTM, Honda, Yamaha, hanno tutte e tre questa caratteristica di avere una ciclistica molto simile, molto agile, ma non particolarmente stabile. Quindi il fatto di avere un sag così estremo e avere comunque una moto molto ferma e molto sincera nelle reazioni mi ha fatto capire che la ciclistica Kawasaki mantiene i canoni di quella che è sempre stata la ciclistica Kawasaki, ossia moto non particolarmente agili, ma non è questo caso, ma molto ferme. Io ho avuto Kawasaki in passato, sono state moto che a livello di ciclistica mi sono sempre piaciute un botto e devo dire che anche questa, ragazzi, mi è piaciuta tantissimo, perché a me la moto piace così, a me la moto piace seduta, magari un po' legnosa a livello di agilità, ma che comunque ti dà sicurezza. Kawasaki mi ha dato tanta sicurezza nonostante un setting non particolarmente azzeccato per i miei gusti, e questo devo dire che la distingue dalle altre, perché comunque adesso come adesso a livello di ciclistica credo che sia la moto che mi ha dato più confidenza. Purtroppo c'è da dire una cosa: Kawasaki col 2023 è arrivata alla chiusura del ciclo di questa ciclistica. Molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, l'anno prossimo uscirà il 2024 con una ciclistica rivista. È una moto che abbiamo già visto nel campionato giapponese che sta correndo e viene utilizzata anche nel mondiale da Favre. La moto che utilizza Favre mantiene una ciclistica completamente diversa da questa e ci sarà da capire se la nuova Kawasaki manterrà le caratteristiche che da sempre
contraddistinguono Kawasaki, ossia una moto molto stabile, oppure se si adeguerà a questo nuovo trend di moto corte, agili e non particolarmente stabili. Staremo a vedere. Però devo dire, ragazzi, che a livello di ciclistica il Kawasakone mi ha riportato un po' in una comfort zone. Se con le altre devo dire che sì, belle, agili, fai quello che vuoi, le giri, le pirvi, tutto quello che vuoi, questa qua però è un po' come la mamma che viene lì, ti abbraccia e ti fa una coccolina. Le altre, insomma, un pochino ti abbracciano ma restano fredde, questa qua un pochino viene lì e ti mette a tuo agio. Devo dire che mi è piaciuta tanto a livello di ciclistica. Passiamo al motore. Ha un motorone sta moto qua. Se Yamaha e Honda hanno queste caratteristiche, come vi dicevo nel video Honda, di avere un motore molto reattivo al gas, molto rapido a prendere giri, qui il motore Kawasaki è molto simile a quello KTM Husqvarna. È un motore molto corposo, non particolarmente reattivo al gas, ma che comunque ti dà la sensazione di quello che stai facendo, di quello che gli chiedi. È difficile da spiegare, però devo dire che a livello di erogazione mi è sembrato molto simile al motore KTM. C'è da dire che questo è un bialbero, dà il meglio di sé agli alti regimi. Quando si arriva quasi al limitatore c'è tanta birra in questo motore. La mia impressione è stata che comunque globalmente abbia forse qualcosina meno di KTM, che credo che resti sicuramente uno dei riferimenti, anzi sicuramente a livello di potenza massima è il riferimento, però qui siamo appena un gradino sotto. Ovviamente, ragazzi, parliamo di 4,5, quindi complimenti a chi riesce a sfruttare. Io ste moto qua, anche se avessero 10 cavalli in meno, non riuscirei a sfruttarle, però la sensazione è stata questa. Diciamo che il motore assomiglia molto a quello KTM. Arriviamo poi ai particolari. A livello estetico le Kawasaki sono sempre belle, il problema sono le finiture. A livello di finiture sicuramente paga qualcosa rispetto alla concorrenza, a livello di viteria, a livello di particolari. Per esempio, ha un motorino dell'avviamento che è così, cioè sembra il motorino dell'avviamento del 180/90 Fiat. Io non so, cioè, andrà benissimo, per carità, però ha veramente lì una bottiglia di Moretti da 66 al posto del motorino dell'avviamento. Cioè, le altre fanno tutte delle robe piccoline, minimali, questo qua c'è, vabbè. Oltre a quello, anche a livello di finiture, viteria, plastiche, insomma, Kawasaki è sempre stata così. È rimasto un po' al palo in certe finiture, per dire, non ha ancora le mappe al manubrio, ancora gli spinotti in plastica. Pare che sul 2024 verranno cambiate nelle foto spia che ci sono in giro, pare che ci sia il blocchetto tipo Honda. C'è però la frizione idraulica Nissin, che devo dire va egregiamente e credo di metterla allo stesso livello della Brembo. Secondo me sono veramente dei prodotti al top, perché anche la Nissin va veramente bene. Anche Ale, che è uno che la frizione proprio la stupra, mi ha detto che si sta trovando veramente bene con questa frizione idraulica e va da Dio. A livello di ergonomia l'ho trovata abbastanza grossa rispetto alle altre, cioè grossa. Diciamo che le altre mi sembrano più raccolte, un po' più, strizzano un po' più l'occhio ai piloti un po' più piccolini. Questa qua è ancora una motona abbastanza grande per quelli un po' più alti, cioè quelli un po' più alti magari si trovano più a loro agio su questa moto rispetto ad altre. Però, ragazzi, è veramente cercare un pelo nell'uovo, perché a livello di ergonomia sono tutte veramente belle. C'è da dire che Honda mi ha dato l'impressione di essere quella più piccolina, questa qui mi ha dato l'impressione di essere quella un po' più grossa. Arriviamo alle conclusioni e non sarà facile. Ovviamente, ragazzi, queste sono conclusioni personali,
come vi ho detto nel video dell'Honda, adesso come adesso, se dovessi scegliere una moto per sostituire la mia Husqvarna, non so quale prenderei. E anche con la prova della Kawasaki, devo dire che in un certo senso sono rimasto di quell'idea lì. C'è da dire però che Kawasaki a livello di ciclistica con questo modello, staremo a vedere il 2024, è una moto che si distingue. È una moto che comunque sai già che ti offre determinate caratteristiche. Le altre, l'ho già detto in altri video, sono molto simili. Quindi delle tre che avevo provato in precedenza, con una o l'altra sarebbe stato solo uno scegliere il colore. Con Kawasaki c'è da dire che c'è una moto che effettivamente si distingue e questo non è una cosa da sottovalutare. Non mi fa impazzire a livello di finiture, perché comunque è pur sempre una moto da quasi 10.000 euro e certe cose, insomma, diciamo che sulle altre sono più curate. A livello di cura, secondo me la moto più bella è ancora Honda, perché ha certi particolari che sono veramente una figata. A livello di praticità, quindi manutenzione piuttosto che smontaggio di certi particolari, io credo che KTM resti ancora il riferimento, perché è una moto che davvero gli fa il filtro in 30 secondi, apri lo sportellino, fai il filtro e buon track, in un minuto lo fai. Honda ha un filtro in una posizione veramente sfortunata, Kawasaki anche, Yamaha ha 187 viti e baionette per aprire la cassafiltro. In un'ipotetica classifica metto a livello di ciclistica prima Kawasaki, seconda KTM e a pari merito Honda Yamaha. Sì, direi che a livello di ciclistica siamo messi così. A livello di motore metto a pari merito KTM e Kawasaki, perché hanno veramente questo motorone che comunque ti fa capire quello che stai facendo. È molto spalmato, molto dolce e comunque ti dà soddisfazione, perché c'è un motorone con una marea di cavalli, e le metto sinceramente a pari merito. Metto a pari merito anche Yamaha e Honda, perché comunque hanno una filosofia molto simile. Se devo essere sincero, se devo essere un po' puntiglioso, forse Honda è quella che a livello di potenza rimane un po' indietro, però ragazzi, ribadisco, parliamo di 4,5, quindi cioè, se ha qualche cavallo in meno, tanto meglio, mi viene da dire. Quindi insomma, non sto dicendo che Kawa e KTM sono delle moto della Madonna e delle altre delle moto di merda, sono tutte lì. A livello complessivo Kawasaki sicuramente ha dalla sua, che è una delle moto che costa meno, però è anche una delle moto che offre meno a livello di finiture. Non lo so, staremo a vedere Kawasaki 2024. Comunque, come vi ho detto nel video dell'Honda, si cade in piedi con queste moto qui, ragazzi, perché ormai vanno tutte veramente bene, sia a livello di ciclistica che a livello di affidabilità. Cioè, sono moto veramente spaziali. Detto questo, se ho detto qualche puttanato, qualcosa che vi è fastidito, scrivetelo. Mandateci i vostri video, iscrivetevi al canale, seguiteci sui social, su Instagram, su TikTok, su Twitch, su OnlyFans. E iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!